Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, che inizia direttamente dalla City of Foggia. Allora, no, ve l'avevo detto nello scorso vlog, non mi ricordo, vabbè, comunque mi sono ripromessa di frequentare un pochettino di più, la città e tutti i vari servizi che offre. E quindi, oggi che è, giovedì 28 marzo, oggi dovrebbe essere, diciamo, ho programmato la giornata in maniera un pochino diversa rispetto a quello che faccio di solito. Una cosa l'ho già fatta, ovvero andare a yoga. Sono venuta qua stamattina a fare yoga e mi sono poi direttamente fatta la doccia in palestra e mi sono vestita poi per uscire perché ho vari programmini poi per la giornata, ma ora piano piano vi spiego tutto. Allora, come sono finita in questa palestra a fare yoga? Alcuni giorni fa mi sono sentita con una ragazza che è la moglie di un collega del mio fidanzato. Non ci siamo frequentate molto io e lei, quindi non è proprio una mia amica. Ci eravamo sentite per prendere un caffè oppure fare un pranzetto fuori. E siccome lei ha iniziato a insegnare yoga qui a Foggia in varie palestre, mi ha detto perché non viene a provare yoga, bla bla bla, e quindi sono venuta a provare yoga in questa palestra che devo dire mi piace molto. Lei è bravissima ad insegnarlo, ha preso, cioè è diciamo recentemente ha iniziato a insegnare yoga, ha studiato, mi stava dicendo prima per qualche anno, tipo il periodo quello della pandemia. Lei prima faceva l'avvocato, però, appunto, essendosi sposata con un collega del mio fidanzato e quindi ha dovuto cambiare vita praticamente e anche città perché lei è sarda, si è dovuta reinventare un po' come facciamo tutte noi. Però vabbè, non scenderò troppo nel dettaglio, ma credo che si sia capito. Comunque, lei si è reinventata in questo modo, ha iniziato a studiare yoga e ora ha finalmente iniziato ad insegnarlo. E sono venuta qua a provare. È bravissima, parla tutta con parole strane, tutte un po'. Sono molto ignorante in materia. Cos'è? Sanscrito? Non lo so. Mi verrebbe da dire indiano, ma no. E mi è molto piaciuto. Ho chiesto informazioni perché ora vabbè, noi ce ne andremo venerdì o sabato, non ho ancora capito. Poi dovremo ritornare qui, stare proprio in pianta stabile verso la fine di maggio. E quindi magari un mesetto me lo faccio qui in palestra, faccio l'abbonamento quello mensile. Che devo dire, essendo abituata ai prezzi di Firenze, è veramente molto conveniente perché ho chiesto informazioni solamente per fare i corsi, a me piace fare i corsi e non sala pesi. Potete fare un corso al giorno e c'è parecchia scelta sia la mattina che il pomeriggio, tra Pilates, Total Body. C'è una signora che mi sta fissando, è uscita adesso dal suo negozio per fumare e mi sta guardando. Vabbè, facciamo finta che io stia facendo una videochiamata, quindi ci sta benissimo. Comunque costa 39 euro, potete fare una lezione al giorno, non di più, ma tanto chi la fa più di una lezione al giorno, più 25 euro di iscrizione, una tantum, quindi mi piace molto questo prezzo. E quindi niente, credo che poi quando tornerò e rimarrò qui per un po', mi segnerò. Con il fatto che poi abbiamo organizzato questo pranzetto tra un po', perché lei praticamente ha fatto questa lezione yoga, poi si è fatta la doccia al volo ed è andata dall'estetista, si deve fare la manicure e la pedicure. Io mi sono anche fatta la doccia, cioè io non sono abituata a farmi la doccia in palestra, è proprio uno sbattimento preparare la borsa col cambio, con l'asciugamano, l'accappatoio, le ciabatte, cioè io vado in palestra già vestita da palestra e poi mi rimetto in macchina e torno a casa e mi faccio la doccia lì. Però, siccome appunto c'era questo pranzo, le ho detto: ma sudiamo a fare yoga? Perché io solitamente quando stavo a Firenze non è che sudavo poi così tanto con yoga.
E lei mi ha detto sì, io lo faccio abbastanza energico, infatti era, cioè dopo mi sentivo sudata e allora ieri mi fa, ma sì, io me la faccio la doccia, mi porto tutto, poi ti cambi, ti fai la doccia anche tu e poi dopo ci vediamo per pranzo. E così ho fatto, mi sono portata la mia solita borsa, quella della Longchamp, questa volta ci ho messo dentro tutto il cambio, questo che mi vedete, per farmi la doccia, mi sono portata anche il beauty case con il bagnoschiuma, poi mi sono portata anche l'altro beauty case perché comunque io mi sono anche poi lavata la faccia, lei ho visto che era già truccata e si è, cioè il viso non se l'è struccato, però io essendo venuta struccata mi sono poi lavata il viso, mi sono portata tutte le varie creme, mi sono portata da truccarmi, quindi è una cosa che io non farò però anche se verrò qua in palestra tra qualche tempo. Non farò tutto questo teatrino, cioè io vengo qui e poi arrivo subito a casa. Però visto che c'era questo pranzetto, mi sono portata tutto in modo che mi sono ora preparata. Aspetto lei che sta dall'estetista, intanto devo andare a prendere un paio di cose da Tigotà. Ci vediamo per pranzo e poi io mi sono portata, ecco la signora che sta rientrando, chissà cosa pensa di me, vabbè. Mi sono portata anche un altro zaino dove ci ho messo dentro il computer, caricabatterie, perché ieri mi sono trovata veramente molto bene in biblioteca. Poi non vi ho più raccontato perché comunque ho caldo. Non vi ho più raccontato perché ieri sera poi tra una cosa e un'altra poi ero stanca. Comunque mi sono trovata molto bene. Oggi però cambierò posto e mi metterò al piano superiore perché dove mi sono messa io i tavoli sono molto grandi. E a un certo punto, tipo alle 4, si è iniziata ad affollare molto questa biblioteca e c'erano tanti ragazzi, studenti seduti sia di fronte a me che laterali e io dovendo lavorare mi sento un po' a disagio anche perché devo fare bonifici, cioè non mi piace avere la gente dietro perché poi ci sono altri tavoli che magari mi guardano il computer, io che accedo sul conto, cioè. E quindi vorrei un pochino di più di privacy e vado di sopra dove ci sono invece tavoli singoli, cioè no, tavoli lunghi, però le sedute sono laterali e dietro non avete nessuno, avete solamente gli scaffali con tutti i vari libri. Lì mi piace di più e poi tutta la visuale su tutta la biblioteca. Anche per questo ieri non ho fatto video, magari una ripresa di me che stavo lì perché appunto, essendoci così tanti banchi, se mi riprendevo prendevo anche le persone dietro e quindi mi vergognavo un pochino. Comunque, in palestra sto parlando tantissimo. In palestra mi sono portata questo borsone, poi mi sono portata anche lo zaino con il computer perché qui a Foggia è un po' rischioso, cioè vabbè, qui in centro magari la macchina non te la rubano, però non mi andava di lasciare il computer nel portabagagli e quindi mi sono portata anche quello. Poi ho la borsetta visto che dobbiamo uscire, poi avevo il tappetino, insomma, sono andata lì a fare questa lezione di prova carica di bagagli. E niente, ora ho messo tutto il cambio sporco con i beauty case nel portabagagli. Ho ripreso la mia Longchamp, ci ho messo dentro solo il computer e a pranzo io mi porterò questa borsa così e poi mi porterò anche questa perché appunto non mi va di lasciare il computer in macchina. A parte questo, nulla, ecco, quindi io adesso vado da Tigotà, devo comprare un paio di cose, mi vedo con questa ragazza poi per andare a pranzo e dopo pranzo io vado direttamente in biblioteca e mi metterò anche all'editing del video che ho girato ieri, perché poi appunto come vi ho detto la connessione va lentissima a casa, mentre lì in biblioteca io riesco comunque ad utilizzare la mia connessione che il gestore è Fastweb, non è che sia chissà quale compagnia, cioè nel senso quale compagnia sconosciuta, è Fastweb, solo che il problema sta nel posto dove viviamo noi, dove non prende bene la linea, mentre in biblioteca mi prende bene, quindi mi faccio direttamente l'hotspot con il telefono, mi metto lì e mi metto a lavorare. Ho proprio lavorato benissimo ieri, mi riuscivo a concentrare tantissimo, poi ogni tanto mi giravo, era pieno di gente, ma c'era un silenzio di tomba e con il fatto che io non avevo pranzato ieri, a una certa ora, verso le 5, quando me ne sono andata, non mi ricordo,
con tutto quel silenzio si sentiva la mia pancia che iniziava a brontolare e mi sono ritornati in mente i periodi quelli di quando andavo al liceo che mi dimenticavo di portarmi due spiccetti per comprare, non so, tipo le schiacciatine alla macchinetta e non avevo soldi e quindi rimanevo senza la colazione, senza niente. Senza la merenda, perché magari partivo da casa e non avevo fatto colazione perché io stavo sempre in ritardo e mi toccava stare a digiuno e avevo questa pancia che brontolava. Comunque basta, ora vado perché altrimenti poi non mi trovo con i tempi. Ci sentiamo più tardi e non farò riprese durante il pranzo perché non ho la confidenza adatta da dire. Ora riprendo, facciamo questa ripresa che ho un canale YouTube, no? E va bene, nulla, ci sentiamo più tardi. Allora, riaccendo il telefono solo adesso e è pomeriggio ormai, che ore sono? Sono le 16:07. Sono stata a pranzo con Giulia, questa ragazza, fino a poco fa. Abbiamo chiacchierato tantissimo e lei, vabbè, alle 4 doveva andare a riprendere il figlio qua all'asilo. E io adesso sto andando in biblioteca. Ho già parcheggiato, ormai non vi posso più chiacchierare dalla macchina mentre guido per arrivare nei vari posti perché non la so la strada, perciò mi serve il telefono per utilizzare il navigatore. E sono qua di fuori all'università. Il pranzo è andato bene, ma qua stavo guardando cosa c'è scritto: istituto ippico, tipo una cosa del genere, però no, è questa ecco, l'insegna che interessa a me. E niente, il pranzo è andato molto bene, vi consiglio un posticino molto carino se state in quel di Foggia, che si chiama La Dispensa. È molto piccolo, ha tante tipologie diverse di vini, fa dei piatti molto ricercati, elaborati, abbiamo preso tutto a base di pesce, cose buonissime, veramente buone. E abbiamo chiacchierato molto, mi ha dato vari spunti su location e cose per il matrimonio, mi ha dato anche il contatto di un fotografo e nulla. Vabbè, adesso comunque vado, entro, mi metto a lavorare qua in biblioteca. Oggi mi sento molto fuori dalla mia comfort zone, cioè non mi sto riconoscendo e sono anche un pochettino persa tra le cose che sto facendo perché non sono abituata a fare queste cose. E quindi vabbè, niente, adesso vado qui in biblioteca e mi metto a lavorare. Sono entrata qua nel complesso universitario, credo sia, anche se sono un pochino strani questi stabili, sembrano molto antichi, sembra quasi, non so, tipo un'azienda agricola, non so perché. E poi qua davanti c'è la biblioteca che è proprio super moderna. Comunque oggi è tardissimo, inizierò a lavorare molto tardi, arriverò stasera, almeno qua ci voglio stare un 3-4 ore, ma tanto il mio fidanzato oggi è andato al lavoro tardi, alle 10:30, e infatti sono partita prima io da casa. Ops, ci sono dei ragazzi. Ah, comunque una cosa che non vi ho detto, ecco, mettiamoci qua, perché appena entro poi c'è il cortile e ci sono vari ragazzi. Oggi, sì, ve l'avevo detto stamattina, mi metterò al piano di sopra dove posso stare tranquilla e non ho nessuno dietro, che non ho altri tavoli dietro. Comunque ieri, ma sì, mi sa che ve l'ho detto, è nel tavolo che avevo scelto io quando sono arrivata, ieri all'ora di pranzo non c'era nessuno, poi ci si sono messe due ragazze, era un tavolo da 6 posti. E dopo in pomeriggio, tipo alle 3:30, le hanno raggiunte tipo un ragazzo e altre due ragazze. E si sono messi tutti lì. Praticamente ero circondata da ventenni e mi sentivo un po' a disagio. Poi, con tutto quel silenzio, loro parlavano e hanno fatto anche un pochino di ASMR, tipo perché si stavano ripetendo le cose fra di loro. Quindi adesso entro e mi metterò in un posto un po' isolato. Ok, registro, ma non è che vedrete molto perché ormai è buio.
Sono le 18:50 circa e sarei uscita dalla biblioteca verso le 19 a prescindere, però sono uscita adesso 10 minuti prima perché hanno avvisato che stava chiudendo la biblioteca. Ho freddo. È stata molto produttiva questo tardo pomeriggio. Praticamente mi sono messa seduta e mi sono messa lì a lavorare senza distrarmi neanche per 5 minuti. Niente, ho continuato, non sono neanche andata in bagno, quindi alla fine quanto ho lavorato? Erano le 4, mi sembra, quando sono arrivata qua. C'era una buca! E comunque sto andando alla macchina, stessa strada di ieri. Ho fatto sempre come al solito il giro. Ero entrata qua oggi. Però ad uscire esco dall'altra parte e la macchina l'ho sempre parcheggiata allo stesso posto di ieri. Non ho editato il video, quindi oggi anche non ci sarà nessun video. Sto registrando tutti i giorni, però non li sto pubblicando con il fatto che la connessione è pessima a casa. Durante la giornata poi mi organizzo per fare altre cose e non ho più tempo né di editarli né di caricarli. Quindi oggi ho semplicemente lavorato, oggi pomeriggio. Mi devo portare un pochettino avanti con il lavoro perché poi prossima settimana sarò in Portogallo e quindi veramente non farò proprio niente. La scorsa settimana il mio fidanzato era sempre in ferie, sì, era in ferie come vi ho detto, però io calcolate che almeno 2 orette al giorno lavoravo sempre. Prossima settimana invece non farò niente anch'io, sarò proprio in vacanza e quindi mi devo portare un pochettino più avanti col lavoro. Comunque la macchina sta là. Bene, ora vado a casa. Il mio fidanzato arriverà alle 7:30 e ceneremo per le 8. Quindi ora mi sbrigo, preparo una cenetta e ci sentiamo dopo. Ora metto il navigatore perché non ci so tornare a casa senza il navigatore. Allora, io sono venuta qua in cucina, la porta non scricchiola più, non so se avete fatto caso, ma il mio fidanzato l'ha sistemata. Sì, vabbè, come si chiama? Sono fusa con la centrifuga, là dietro c'è la centrifuga, quella per... Non mi vengono le parole. Quella per strizzare, mi sta venendo strizzare. Per l'insalata, per puntini puntini, per vabbè, asciugare, per centrifugare effettivamente l'insalata. Bene, io vi volevo solamente salutare perché sono piuttosto stanca. Sono le 10, ho finito di fare tutto, ora mi devo mettere semplicemente nel letto e riposarmi. Questa giornata mi ha stancata tantissimo perché ho fatto tutte cose che solitamente non faccio e mi sentivo anche un po' frastornata stasera quando sono tornata a casa. Poi è stato tutto un corri-corri, era tornato proprio in quel momento anche il mio fidanzato. Ci siamo messi in cucina a preparare la cena, mi ha aiutata anche lui, l'abbiamo fatta insieme questa cena. Abbiamo fatto gli asparagi al vapore, abbiamo utilizzato quel robottino lì che è della Silvercrest, si chiama della Silvercrest, sì, Silvercrest, preso da Lidl un po' di anni fa e non lo stiamo utilizzando tanto, quindi per utilizzarlo di più ho pensato ok, facciamo gli asparagi al vapore e poi ho fatto 2 uova ciascuno in padella e poi siccome al mio fidanzato era tanto piaciuto quel porro l'altra sera a casa della mia amica, abbiamo cucinato il nostro porro sempre in padella, quindi io l'ho tutto tagliuzzato, poi lui si è occupato di cuocerlo in padella e di girarlo ogni tot. E niente, questa è stata la nostra cena, poi io ho sistemato
portato tutte le varie borse che ho riportato a casa, ho già creato il mio setup davanti al monitor, quindi ho preparato già il computer, l'ho messo in carica perché domattina mi sveglierò presto e se ce la faccio voglio editare sia questo video che voi state vedendo adesso, sia quello che voi in teoria dovreste aver visto ieri, cioè quello che per me ho registrato ieri, ma che non l'ho ancora caricato perché oggi è giovedì e sia oggi che ieri, che era mercoledì, non è andato online nessun video per via della mia connessione, ma anche perché non ho proprio avuto tempo di editarli, quindi domattina mi sveglio presto, cercherò di editarli tutti e due. E poi, siccome tanto vado a Manfredonia con una mia amica, la mia amica Ilaria, che mi abita proprio qua di fronte, stavo pensando, lei ancora non lo sa, ma stavo pensando di, ora stasera le scriverò, di portare il mio computer a casa sua, mentre noi andiamo a fare colazione a Manfredonia, rimane il mio computer a casa sua e carica i due video su YouTube. Uno lo programmo per domani che è venerdì e un altro uscirà, cioè questo che voi state vedendo adesso uscirà sabato, faremo così, quindi domattina sveglia prestissimo per editare perché io poi alle 9:30 esco con lei e i suoi due bambini. Bene, io vi saluto, voglio andare a riposarmi, sono stanca e a questo punto questo è l'ultimo vlog, poi io partirò per il Portogallo e ci rivediamo tra qualche tempo, non lo so bene quando. Comunque vi auguro buona Pasqua perché poi dopo non ci vediamo prima di Pasqua. Vi mando un bacio, che poi Pasqua mi sa che per voi sarebbe domani? È domenica Pasqua, sì. Va bene, vi mando un bacio, buona Pasqua e buone cose, ci vediamo presto. Ciao!